Buongiorno a tutti, oggi siamo in visita dei mercati Prima Valle primo e secondo. Siamo venuti qui nel 14° municipio con la commissione per esaminare le problematiche di questi due mercati. In particolare oggi siamo qui davanti al Prima Valle primo in questo momento per esaminare il nuovo progetto che il municipio sta sviluppando per dare nuova vita ai mercati, per rivisitarlo in chiave sociale. Ci sarà un punto municipale, ci saranno una piazza dove le persone si potranno ritrovare, potranno dialogare, potranno attendere magari di fare una pratica municipale e nel frattempo fare la spesa. Oggi il Movimento 5 Stelle ha un'idea diversa per i mercati, noi li vogliamo rilanciare, siamo qui a tutti i livelli istituzionali per ribadire questo, è importante per noi i mercati. I mercati non sono solo una realtà commerciale ma sono anche sociale, rilanciano la vita delle persone, è importante per il lavoro di coloro che esercitano l'attività produttiva all'interno del mercato, è importante perché è un servizio per la comunità, è un servizio che vogliamo dare a tutti perché riteniamo sia fondamentale e nel nostro programma. Presidente Coia oggi ha già descritto quello che è il progetto del Movimento 5 Stelle di questa amministrazione sui mercati, in particolare per questa struttura che è una struttura storica di questo quartiere, è un quartiere molto popoloso, è un quartiere che ha bisogno di veder rilanciate le strutture che il Comune di Roma per troppo tempo ha lasciato un po' a se stesse. Quindi il progetto che è previsto per questo mercato darà proprio la possibilità di rilanciare e di rivedere e rinascere queste zone, che sono delle zone che i cittadini frequentano e che hanno bisogno di essere vissute. Sono strutture che hanno bisogno di essere rilanciate perché sono dei luoghi anche di aggregazione dove i cittadini possono trascorrere del tempo non solo per fare compere e acquistare ciò che gli serve presso i vari esercizi commerciali, ma anche per socializzare e creare delle relazioni che oggi purtroppo in questi territori mancano. Ringraziare pubblicamente i due presidenti della Commissione Commercio Andrea Coia e il presidente della Commissione Bilancio Marco Terranova. Grazie. Per essere venuti qui nel nostro municipio e ringrazio veramente da parte di tutti, sia le istituzioni che i cittadini. Grazie. Grazie a voi.